realtà la PMA, l'infertilità, mi ha tolto tantissimo, mi ha tolto giorni spensierati, mi ha tolto soldi, tempo, tantissime cose, sacrifici, ma in realtà mi ha dato anche tantissimo e non me lo sarei mai aspettato. Mi ha dato, innanzitutto, ha fatto luce su una me che io non conoscevo. Cioè, se 10 anni fa mi avessero detto guarda che tu affronterai l'inferno per avere tuo figlio, io non ci avrei mai creduto, non avrei mai creduto di avere questa forza. Quindi mi ha fatto scoprire quanto io sia forte, mi ha fatto scoprire quanto è forte il mio legame matrimoniale, perché noi abbiamo attraversato degli anni di dolore grandissimo, eravamo depressi entrambi, quindi stavamo dentro quella casa che avevamo comprato, in cui immaginavamo il nostro futuro in tre o comunque in quattro, insomma, con una famiglia numerosa. Invece ci siamo trovati per anni e anni noi due da soli a una tavola e quel silenzio rimbombava, perché noi ci saremmo aspettati invece urla di bimbi, giochi ovunque, invece continuavamo ad essere sempre noi due, noi due. Eravamo comunque una famiglia, ma ci mancava qualcosa. Quindi mi ha dato anche la forza di questo, mi ha fatto anche conoscere una rete di donne fantastiche, solidali tra loro, che sono appunto le donne infertili, le donne che ricevono la diagnosi di infertilità, e proprio dimostrano una solidarietà tra loro che è incredibile. Cioè, di solito tra donne c'è sempre un po' di competizione, di invidia, no? E invece, cioè, le donne infertili sono pazzesche, veramente. Io ho ricevuto tantissimo calore, continuo a riceverne tantissimo affetto e poi le ho conosciute tante anche dal vivo, sono diventate proprio mie amiche. Perché un'altra cosa che mi ha insegnato l'infertilità è che le persone che credevo di avere accanto non lo erano davvero. E quindi diciamo che le persone che invece ho davvero avuto vicino in quel periodo è come se avessero superato la prova della mia amicizia. E quindi le persone che c'erano ci saranno per sempre e quelle che non c'erano non ci sono più.